Dal 17 gennaio al PAN è ricominciata la rassegna Storia Permanente del Cinema, che ogni pomeriggio, dal martedì al giovedì, proporrà tre diversi film per far conoscere e apprezzare la storia della settima arte. Si tratta di un vero e proprio cineforum, aperto gratuitamente al pubblico cittadino, organizzato dalla Mediateca Santa Sofia in collaborazione con la Scuola di Cinema Pi Greco M e col regista Marcello Sannino. La rassegna presenta un'accurata selezione di capolavori del cinema a partire dalle sue origini, storicamente disputate tra i fratelli Lumière e Thomas Edison. Si offre con questa rassegna a chi vuole la possibilità di approfondire, a studiare effettivamente, fruendone, la storia del cinema. Molti degli autori cinematografici più importanti degli ultimi anni in Italia e non solo sono napoletani. Ora proponiamo una accoppiata di rassegne, una sul cinema gotico, quindi sul rapporto tra il male e lo sguardo, se vogliamo, e un'altra sul metacinema, che invece è una rassegna che indaga sul rapporto tra il cinema e lo sguardo che il cinema rivolge a se stesso. Poi abbiamo proiettato i film di Griffith, di Murnau, fino ad Eisenstein, Mitsubishi e Kurosawa per il cinema giapponese, però poi ancora Rossellini, o Paolo Pressburger, o Jean Renoir. E su Facebook poi ci sono tre pagine, una è Film Zone, un'altra si chiama Storia Permanente del Cinema e un'altra è Mediateca di Santa Sofia. Ci saranno Film Off, che curerà una rassegna sul noir americano, ci sarà Diego Dal Pozzo e Vincenzo Esposito, che cureranno una rassegna sul rock e il cinema. Poi ci saranno due brevi retrospettive su Bresson e Cassavetes, fino poi ad aprile, quando verrà la redazione di Fuori Orario con Enrico Ghezzi, che presenteranno Zaum. Le proiezioni si svolgono nella sala PAN del museo. Il programma e gli orari con le schede dei film sono disponibili sul sito del PAN e della Scuola Pi Greco M agli indirizzi in sovraimpressione.